bentornati nel mio canale. Oggi vi parlo di Suite francese di René Mirovsky, edito dalla Delphi, prezzo 11 euro. Anche se quando l'ho comprato c'era lo sconto di copertina del 25%, quindi ottimo. Allora, c'è da dire che se vi sto facendo appunto il video di questo romanzo, naturalmente perché lo consiglio sotto tutti i punti di vista. È meraviglioso, è stupendo. Lei è una scrittrice che adoro. Avevo già letto Due e il Ballo. E ne ero rimasta piacevolmente colpita e mi restava da leggere chiaramente questo tra quelli che avevo già comprato. Non posso che dire che me ne sono innamorata, sebbene questo romanzo contenga un elemento che purtroppo lo renderà detestabile alla maggior parte dei lettori. L'elemento in questione è che il romanzo è incompleto. Noi lettori sappiamo quanto questa parola incompleto sia insopportabile, intollerabile, perché noi ci amiamo. Come penso tutti voi, amiamo immergerci nella storia, immergerci in quello che leggiamo e arrivare all'ultima pagina del libro e scoprire che il libro non ha un seguito, non ha un finale e non si è più sviluppato è veramente un trauma. Purtroppo è così. Allora voi direte perché è stato pubblicato se il romanzo non è finito? In realtà dietro questo romanzo c'è una storia piuttosto drammatica che è allo stesso tempo il motivo per cui non è stato completato il libro, ma è naturalmente il motivo per cui invece io vi consiglio di comprarlo, proprio perché questo libro che io ho fra le mani, che ho pagato ben 11 euro, quindi una cifra diciamo tutto sommato irrisoria, rischiava di non arrivare in una casa editrice, rischiava di non essere mai letto, rischiava di essere bruciato, incendiato, distrutto. E questa secondo me è la cosa peggiore, quindi a questo punto io mi accontento del fatto che sia incompleto se penso che questo romanzo, così bello, così pregiato, così affascinante, rischiava addirittura di non esistere. Questo perché Irene Mirovsky stava lavorando al romanzo, quindi aveva già fatto tutta una serie di appunti, aveva già preso note dei personaggi, dei capitoli futuri, quando è stata catturata e deportata ad Auschwitz. Perché Irene Mirovsky nasce in Ucraina. A Kiev nel 1906, si trasferisce in Francia, va a lavorare, a vivere e lavorare in Francia, si sposa, ha due bambine e pur convertendosi poi effettivamente al cattolicesimo, partendo dalla sua religione originaria, quindi l'ebraismo, questa conversione purtroppo non è riuscita a salvarla, non è riuscita a fare in modo che evitasse la deportazione. Quindi una volta che è stata deportata, tutti i suoi scritti sono rimasti nelle mani del marito e delle due figlie. Il marito, Michael Epstein, fece tantissimi sacrifici pur nel tentativo di recuperare la povera moglie deportata, ma nonostante la sequela di lettere e di tentativi che fece, parlando appunto con vari esponenti politici, di tentare di liberarla, non gli riuscì. Infatti, alla fine di questo libro c'è proprio presente tutta la conversazione in lettere. Insomma, tutta una raccolta di epistole dove lui spiega tutti i suoi tentativi, mostra tutti i suoi tentativi per salvare la moglie, che purtroppo sono andati, diciamo, perduti, anche perché nel momento in cui la donna è stata effettivamente deportata ad Auschwitz, di lei non si è saputo più nulla, cioè non sono arrivate più notizie, né tantomeno lei era possibile chiaramente scrivere. Insomma, non c'è difficile purtroppo immaginare quale sia stato il suo destino. Nel contempo anche le figlie rischiavano la persecuzione, quindi sono state portate via dalla Francia, credo fino ad arrivare in Spagna, e una di queste due bambine, Denise, ha sempre conservato con lei una serie di manoscritti della madre, tra i quali appunto Suite francese, o meglio, quello che è di Suite francese è stato scritto da Mirovsky finché ha potuto scriverlo, compreso anche un bel gruzzolo di appunti della scrittrice su quelli che poi erano i suoi piani futuri per le parti seguenti, le parti mancanti di questo romanzo. Questa Denise poi è cresciuta e in un momento di tranquillità e di pace, insomma, una situazione di vita più tranquilla, ha deciso di rileggere questi scritti materni, affrontando anche il dolore e la sofferenza, perché chiaramente lei non sapeva che si trattasse di un romanzo. Questa bambina, Denise, immaginava si trattasse del diario della madre, e quindi, aprendo le prime pagine, molto spesso era stata tentata di chiudere, di non leggere, proprio perché non voleva affrontare questo dolore. In realtà, poi crescendo, ha letto effettivamente la storia, si è resa conto che si trattava semplicemente di un romanzo. Semplicemente, si trattava del romanzo di un ultimo lavoro della madre e quindi chiaramente ha fatto di tutto per darlo alle stampe. La pubblicazione è chiaramente arrivata rapida, rapidissima, perché appunto, come ho già detto, la Nemirovsky era già famosa quando fu deportata. Tutta questa vicenda così triste e complicata ci
getta anche una luce abbastanza triste a proposito dei campi di concentramento e del numero incredibile di artisti che furono deportati in quel preciso periodo storico, quel numero di opere d'arte, non soltanto letterarie, che sono rimaste incomplete, oltre al fatto che moltissimi artisti, moltissimi scrittori, moltissimi scienziati furono proprio costretti ad abbandonare fisicamente l'Europa proprio per questo motivo. E quindi è proprio per questo che il romanzo Suite francese mi mette una tristezza incredibile, perché nel momento in cui sono arrivata alla pagina finale, pur sapendo perfettamente che il romanzo non era completo, ne ho sofferto molto perché l'opera della Delphi, tra l'altro, mi riporta anche gli stessi appunti della scrittrice, che sono tutti contenuti praticamente in finale di libro, e negli appunti della scrittrice si evince come la storia poi avrebbe preso piede, sarebbe stata davvero molto appassionante, cioè già lo è, per dirla tutta, però considerate che se Suite francese, così come noi possiamo leggerlo oggi, si compone di due parti, che sono La tempesta e il dolce, la scrittrice aveva in programma di scrivere altre tre parti, quindi in realtà questa non è neanche la metà del romanzo. Le tre parti mancanti si sarebbero dovute chiamare Cattività, Battaglia e La Pace. Di cosa parla Suite francese, o quello che rimane di questo romanzo? Allora, la prima parte è semplicemente una narrazione fatta dal punto di vista di più personaggi. Tutti quanti sono personaggi, sono abitanti di Parigi, quindi parigini francesi, che alla notizia che ben presto Parigi sarà bombardata dai tedeschi, decidono di darsela a gambe, quindi di abbandonare le loro residenze quotidiane per raggiungere una destinazione, diciamo, di salvezza, che per alcuni rappresenta una villa in campagna, per altri invece rappresenta l'ignoto, insomma, chiaramente a seconda anche della stratificazione sociale, sappiamo che per esempio le famiglie ricche avevano un'altra casa su cui fare affidamento, mentre i poveri dovevano semplicemente affidarsi alla fortuna. Nella fattispecie, nel romanzo, abbiamo la famiglia Pericol, che è la famiglia di ricconi snob, che ovviamente si fanno un grandissimo problema nell'abbandonare la loro casa, perché ovviamente devono abbandonare tutte le loro porcellane, le loro tende, le loro biancherie, le loro ricchezze. Quindi per fare queste maledette valigie, per caricare l'auto con cui devono partire, ci mettono praticamente una giornata. Non riescono a partire. Sembra sempre che da un momento all'altro un cameriere o una cameriera si ricordino di qualcosa di nuovo da caricare. Quindi chiaramente potete immaginare anche l'aspetto grottesco di questa famiglia che, a fronte di una situazione drammatica come quella della guerra, pensa alle porcellane, pensa alle teiere, alle stupidaggini, insomma, quando invece dovrebbero prendere e darsela a gambe rapidamente. Poi abbiamo Gabriel Cort, che è invece un artista, quindi un uomo che è circondato da cose belle, ha una casa bella piena di suppellettili, ha anche un'amante bellissima di nome Florence. E anche lui, costretto a scappare con tutti gli altri, resta inorridito nel vedere le persone ferite sulla strada per scappare da Parigi, perché comunque la gente era già veniva attaccata, quindi dai soldati. Sulla strada si trovano feriti, incidenti, situazioni di lite fra persone che tentano di scappare, che si derubano vicendevolmente. Quindi questo artista, così abituato al bello, anche al superficiale, se vogliamo, resta inorridito dall'impatto con la vita e quindi mano a mano decide di ridimensionare, se vogliamo, le sue pretese nei confronti della realtà. Poi abbiamo la famiglia Poveraccia, i poracci non mancano mai, c'è la famiglia Michaud, che sono una coppia, un uomo e una donna, diciamo mezza età, che lavorano in una banca e da un momento all'altro il padrone della banca gli dice: ragazzi, la banca chiude, se volete mantenere il vostro posto di lavoro ci dovete raggiungere dall'altra parte della Francia, praticamente, dove loro appunto pensavano che la guerra non sarebbe esplosa. E questi due poveracci si trovano in una situazione terribile perché non hanno neanche la macchina, quindi non sanno come fare per raggiungere questo posto. Le stazioni vengono bloccate dai soldati tedeschi, e quindi chiaramente parte una specie di esodo sfigatissimo di questi due poveracci, che tra l'altro hanno anche un figlio in guerra. Un personaggio che, stando a quanto ho letto, sarebbe stato molto importante nella parte 3, 4 e 5 di questo romanzo, ma che nelle prime due parti ha un ruolo, diciamo, marginale. La seconda parte di questo romanzo, intitolata Dolce, è invece la storia dell'insediamento dei tedeschi in un paesino francese. I personaggi principali sono la famiglia Angelier, questa matrona, una signora antipatica, arcigna, che possiede una bellissima villa,
nella quale vive con la sua servitù e con la nuora, quindi la moglie del figlio, che è in guerra. In questo paese alcuni tedeschi decidono di stanziarsi durante l'occupazione tedesca, quindi dei nazisti, dei membri dell'SS. E appunto a Casangelier si stabilirà uno di questi soldati, anche uno piuttosto importante, un ufficiale di nome Bruno. Purtroppo c'è ben poco altro che posso raccontarvi della trama, il libro va letto per quello che è. Sappiate però che molti critici letterari hanno equiparato la sua prosa a quella di Tolstoi e di Dostoevsky. E avendoli letti entrambi, posso dire che decisamente siamo a quei livelli. Sebbene la sua scrittura sia molto, molto più femminile, molto più attenta al dettaglio quotidiano, al dettaglio umano, dei personaggi, intendo, e quindi chiaramente si dia spazio, molto spazio, alle vicende, alle vicissitudini sentimentali, nonché a quelle della descrizione dei rapporti fra i personaggi, dei rapporti fra esseri umani, sempre in ambito familiare o in ambito, diciamo, sentimentale. Il brano che vado a leggervi è quello di Hubert, spero si pronunci così in francese, non ne sono molto sicura, che è il figlio maggiore, quindi a 18 anni, della famiglia Péricot, la famiglia appunto di snob che ha delle grosse difficoltà ad abbandonare la casa di Parigi. Ecco che in questo brano si esprime, secondo me, appieno il talento della Némirovski. Hubert abbandonò la provinciale, lungo la quale temeva di incontrare dei tedeschi, e attraversò un boschetto. Ogni tanto si fermava e si chiedeva dove stesse andando. Le colonne motorizzate che in 5 giorni avevano occupato metà della Francia, l'indomani sarebbero certamente arrivate ai confini dell'Italia, della Svizzera e della Spagna. E lui non aveva scampo, dimenticava che non aveva addosso un uniforme e niente faceva supporre che si fosse battuto. Lo avrebbero fatto prigioniero, ne era sicuro. Lo stesso istinto che lo aveva portato sul campo di battaglia lo spingeva ora alla fuga, lontano da quell'incendio, lontano da quei ponti distrutti, da quei sogni in cui per la prima volta in vita sua si era trovato faccia a faccia con dei morti. Calcolava febbrilmente la strada che i tedeschi avrebbero potuto percorrere di lì al mattino seguente. Immaginava le città cadute l'una dopo l'altra, i soldati vinti, le armi deposte, i camion abbandonati per mancanza di benzina e quei carri armati. Quei cannoni anticarro di cui aveva ammirato le riproduzioni e tutto quel bottino finito nelle mani del nemico. Tremava, piangeva avanzando carponi in quel campo illuminato dalla luna e tuttavia non credeva ancora alla sconfitta, così come una creatura giovane e sana rimuove l'idea della morte. I soldati si sarebbero ritrovati un po' più avanti, si sarebbero raggruppati, avrebbero ricominciato a combattere e lui con loro. E lui con loro. Ma io che cosa ho fatto? Pensò all'improvviso. Non ho sparato neppure una fucilata. Provò una tale vergogna che cocenti lacrime di dolore gli sgorgarono nuovamente dagli occhi. In conclusione vi consiglio caldamente l'acquisto di questo romanzo, ma se prima volete testare qualcosa di un po' più breve, c'è da leggere assolutamente Il ballo, che è uno dei racconti più famosi della scrittrice, nel quale sono racchiuse in forma archetipica un po' tutti i temi che poi la scrittrice andrà a trattare in questo romanzo. Ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!